Eccoci, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ed eccoci pronti, abbiamo Steve, una nuova, fantastica creazione, esatto, con l'unico Command Black e Vanilla! Yeah! Stiamo parlando dei Beach Items by Cmap! Grazie! Complimenti per questa nuova creazione, ora che ci avviciniamo alle vacanze estive sul mare, in cui potremo andare con Fantozza! E l'ho salvata, stava negando! A farsi il bagno! Come stava negando? Sì, era finita laggiù in un angolo. Aspetta che ci salto sopra. Dai, vieni giù, spiaccicala, spiaccicala giù. Vai, annega, annega. Fa da galleggiante, carina. Noi dobbiamo quindi portarci tutto l'occorrente per godersi una fantastica giornata al mare. E quindi per farlo, naturalmente, dovremo tagliare la testa a Gian Gingin. Sì, mi sembra un'ottima idea. Il suo sangue è un'ottima crema solare. Non lo voglio sapere. Credo di essere mi confuso con qualcos'altro. In realtà, come sempre, nelle vostre tasche dovete portarvi 4 blocchettini di sabbia. Non si sa mai che quella che c'è sulla spiaggia non sia abbastanza. Un po' di carta igienica mangiucchiata per se vi va uno spuntino. Naturalmente ben 8 pezzettini, perché mette fame nuotare. E poi 16 pezzettini di legno, casomai vi ritroviate in un'isola deserta e vogliate costruire una zattera per tornare a casa, oppure per andare sull'isola dei famosi, oppure fare degli stuzzicadenti per togliervi la carta igienica che vi è rimasta incastrata nelle gengive. E come vedete si è spawnato un chest. Avrà dei soccorsi? No, a tutto l'occorrente che ci serviva. Iniziamo dal primo, ovvero dalla Beach Umbrella, perché si sa, Resident Evil non finisce mai di dar fastidio, anche quando uno vuole semplicemente prendersi un pochino d'abbronzatura. Come Norvi, uguale. Esatto. Quindi io direi di proporre un bellissimo ombrello da qualche parte. Per esempio, tan tan tan, abbiamo l'ombrellone, che dovrebbe servire per fare un pochino di chiusura sulla testa di Kira. Non starci lì in mezzo, perché è lontana. Mi piace stare sotto l'ombrellone. Guardate che bella che l'animazione. Vi basterà premere con il tasto destro e passerà da così a così. Bellissimo, è veramente fantastico. Bellissimo. E quindi vi permetterà di evitare di ustionarvi troppo. Potete mettere quanti ne volete, in modo da fare proprio la vostra spiaggia ideale. Ma naturalmente non vi va di stare appoggiati alla sabbia, perché scotta e poi è pizzicosa. E quindi abbiamo degli oggetti appositi, ovvero possiamo per esempio prendere degli asciugamani, oppure dei anche puntaspilli. Cosa? Sono comodissimi i puntaspilli per starci seduti sopra. Delle sdraio con ovviamente degli spunzoni. E una e due. No, perché c'eri tu che guardavi da un altro lato. Scusa. Vedete, Kiria non sa montare le sdraio. Meglio tenerla lontana. Ci resto chiusa dentro quando monta. Allora, vieni vicino a me prima di fare altri danni, possibilmente. Guardiamo entrambi da questo lato. Sì. Da questo lato. Bene, bene. E via. Eccola qua. Beh, le voglio una anch'io. Guarda, ho paura. Guarda di là meglio. Vai. Perché ti porto con me? Guarda di là di nuovo. Riproviamo. Oh, ok, bravo. Vedi che non sai guardare. Vieni qua. Buon uomo. Ecco fatto. Ci stiamo godendo qui il mare. Cosa che sicuramente in Minecraft facciamo. Nella vita reale no, non ci piace neanche il mare. Vampiri che si sciolgono. Ve ne rendete conto? Cioè, noi al sole. Ma che volete farci morire di bruciature? Praticamente come se fossimo gli Eternal Love fila ai fondi. Buoni sul panino magari. Però non da mettere sotto il sole. Anche il colore è più o meno quello della mozzarella. Tra l'altro è molto bello il fatto che queste sedie, appunto queste sdraio, possono essere utilizzate in tutte le direzioni. Quindi se per esempio guardassimo verso la casa del grande testificate entrambi, potremmo vedere che cosa hai combinato. E niente, guardate. Ah, perché l'ho rimossa. Ah, ecco fatto, come vedete. E posso sempre metterle anche da questo lato. Ma se non mi dici. Vabbè, è una macca. Sì. Dove devo guardare? Ma oh, che bello. E vedete anche un paio vicine. Non così vicine. No, vabbè, è diventato più piccolino. È piccolo. È per Norvi questo. Come buggare un comando. Nessun comando però di Eternal, naturalmente. Ah, ecco fatto. Godiamoci qua. Se uno vuole invece abbronzarsi, potrebbe essere una buona idea. No, l'abbronzatura no. Ci stiamo sciogliendo.
Il prossimo oggetto, appunto, è l'asciugamano. E quindi potete decidere di dire: no, sono stufo di stare sempre sulla sdraio, voglio stare disteso per terra. Ed eccolo qua. Guardate che belli che sono. Anch'essi possono essere usati al massimo anche per fare yoga, se volete. Fammi sedere anche. Ah, La cosa bella è che io faccio davvero yoga ogni tanto. Peggio dell'orso yogi, ma io non faccio bubu. Anche Elle fa yoga ogni tanto quando lo obbligo. No, quando ti spavento, bubu! Sette te. Ma neanche Fantotto si spaventa con te. E quindi possiamo riempire anche qua di fantastici. No, un bacon. Ombrelloni dove vogliamo, guardate che bello. E prepariamo quindi la zona per evitare di ustionarci la testa. Ma abbronziamoci solo i piedi, che come sapete piacciono molto a Gian Gingillo, se sono anche un po' più caldi. Direi che hanno caldo questi due qui sotto. Visto? Sono andati nel posto giusto. Ma non è finita qui. Preparatevi per l'oggetto più bello di tutti, nel senso che è veramente spettacolare da vedere. L'avrete già capito nel caso in cui abbiate letto quello che ho appena mostrato. Ma noi adesso vi facciamo vedere meglio. Guardate la meraviglia! Wow, è bellissimo! È bellissimo! È un castello di sabbia. E non è finita qua, perché voi potete usare l'uovo per averlo già montato comodo, ma se volete potete creare il vostro personale castello di sabbia esattamente come lo volete voi. Quindi diamo subito un'occhiata. Per esempio abbiamo la torre grossa, ok? Tipo questa qua, mettiamo una bella torre grossa qui, sì. Poi abbiamo per esempio est e ovest, quindi così sì, sta venendo. I muretti. I murettini. Possiamo fare per esempio una cosa del genere e poi ci mettiamo delle piccole torri qui ai lati. Cosa ve ne pare? Io quando ero bambina il massimo che riuscivo a fare era riempire il secchiello di sabbia, rovesciarlo. Questo era il massimo del castello che mi veniva. Effettivamente non sono mai stato neanche un campione di castelli di sabbia. Non è che ci ho neanche provato tantissimo, però sicuramente sono delle cose piuttosto divertenti. Quindi guardate, è bello perché questi muri possono essere messi in due direzioni, quindi nord-sud oppure est-ovest. Questo mi sembra che sia est-ovest. E per esempio abbiamo creato il nostro castello. Oh, bello, vero? Un castello per pecore, immagino. No! Perché no? Tutte fantozze. No, come il castello per pecore? Che schifo! Tutte fantozze intrappolate. No. E quindi potete veramente farlo esattamente come preferite voi. Quindi per esempio se ne fanno più piccolino, ma con le torri grosse. Quindi così, un castello più tipico. Ma una prigione per testicoli. Sbagliato. Non per tutto. No! No! Sono usciti! E i testimoni sono usciti! Certo che te come prigioni proprio non ne sai. Guardate che bello quando lo rimuove. Tutti i blocchettini che vanno al giro. Che fa anche l'animazione per dare l'idea che si spacchino. Cioè è bellissimo, è veramente bellissimo. Mi piace il fatto che uno possa fare queste piccole accortezze per rendere le cose ancora più belle da vedere. I testimoni che sono scappati. Aspetta che vedo se riesco a ricostruire questa roba in qualche modo. Non è detto che ci riesca, ci riprovo. Ovviamente ho sbagliato l'altro. Vabbè, è un po' più piccino. È un po' più piccino. No, ma esce subito. Riprova di nuovo, è una bella piccina. È un po' piccolo. Vai, stai lì. Mi dispiace, bloccato a No, le pecore però sono bloccate davvero. Le pecore ci stanno bene, secondo me, lì dentro. Non si pongono problemi di uscire. Questi quindi sono i beach items, ovvero gli oggetti da spiaggia. Chi ha creato CMAP? Grazie ancora! Complimenti davvero per averli fatti, secondo noi sono davvero molto carini perché i vari asciugamani, le sdraio sono molto comodi anche perché possono essere utilizzati. L'ombrellone è bellissimo anche perché fa un'animazione molto ben fatta e quindi dà un'idea veramente di un ombrellone che si apre. E poi naturalmente questi fantastici castelli di sabbia vi danno comunque l'idea di un sacco di testimoni che spariscono ma che vengono tramutati in sabbia per il vostro piacere e godimento. Noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi in questo nuovo comando. Fate sapere cosa ne pensate nei commenti. E alla prossima con Nietella!